e caccia al pirata della strada che questa mattina attorno alle 10 in via Piave nel quartiere di Saione ha investito una signora e poi a tutto gas si è dato alla fuga. No, io ho visto solo una persona per terra, ma non ho visto altro, insomma. La donna, una 47enne, nell'impatto è caduta a terra senza ricevere alcun soccorso dal motociclista che ha fatto perdere le sue tracce. L'uomo in sella allo scooter inoltre è andato a finire contro un paio di auto in sosta danneggiandole lievemente. La signora ha riportato un trauma cranico ed è stata soccorsa dal 118. Io ho sentito chiamare, ho chiamato l'ambulanza, ho chiamato, poi dopo non lo so. Non so come sia andata, questo non so. Sono anche delle auto colpite? Sì, sì, quello sì. I sanitari hanno stabilizzato la donna che poi è stata trasportata al Policlinico Le Scotte di Siena con il Pegaso in codice giallo. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale di Arezzo che ha effettuato i rilievi di legge. Alcuni testimoni che hanno assistito all'incidente hanno fornito informazioni sulla dinamica dell'impatto agli agenti della Municipale descrivendo anche il tipo di scooter. Al momento non ci sono certezze sulla targa ma sarebbe stato invece individuato il modello. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona. Noi abbiamo le telecamere, però sono interne che prendono davanti ai distributori di sigarette, una interna, c'è quella interna che si intravede qualcosellina là fuori, mi hanno chiesto se possono prendere le riprese, io ho consentito, ma non so cosa si riuscirà a vedere, insomma.